appuntamento straordinario con Music and Wine TV, dove incontreremo i vini che abbiamo reputato migliori per accompagnare le nostre serate di festa presentati in diversi ristoranti delle province di Bergamo e Brescia. Sulle sponde del lago di Endine e del lago di Iseo stapperemo non solo simbolicamente grandi vini friulani, passando dal Veneto poi in Lombardia, in Sicilia e in Sardegna. Abbiamo iniziato questo nostro viaggio enogastronomico alla locanda del Boscaiolo a Monasterolo del Castello, in provincia di Bergamo, e per l'occasione abbiamo voluto creare con le immagini un'atmosfera vintage, anche se il locale, sulle rive del lago di Endine, è uno dei pochi ristoranti che sanno offrire, oltre a vini importanti, piatti legati al territorio. Penso ad esempio al Lucio in Carpione con la polentina ancora fumante, dove noi abbiamo presentato bollicine di grandi pregio come il metodo classico Isvara, un Lugana d'eccellenza Le Preseglie, poi ancora un metodo classico Franciacorta, la Boscaiola Vigneti Cenci e il Prosecco di Fantinel, che non molto tempo fa in una degustazione alla cieca si è messo davanti al nobile Champagne. Infiltrati d'eccezione la Malvasia friulana Le Favole, il Bardolino Chiaretto di Poggio delle Grazie, fresca Corona Vini Buoni d'Italia e un ottimo Vermentino di Gallura dell'azienda Muscazzega Il Nuges. Siamo poi stati ospiti all'overe di un bistrò tutto nuovo, il Quinto Gusto Caffè e Cucina sul lungo lago, proprio all'interno della più famosa Pinacoteca Tadini. L'incontro con il Bardolino delle Vigne di San Pietro e ancora bolle con il Franciacorto Rosé La Montina, poi un metodo classico fuori dalle righe come il Bolle di P Mondator, il Lunas Nebbiolo Sardo di Muscazzega ed il Custoza Superiore La Guglia dell'azienda Tamburino Sardo, oltre al Grande Lupatri Nero d'Avola di Baglio del Cristo di Campobello Alicata in Sicilia. Passata la linea di confine tra la provincia di Bergamo e Brescia, segnata dal fiume Oglio, arriviamo al ristorante Tentazioni a Pisogne sul lago di Iseo. Bene, qui gli assaggi sono iniziati con il Prosecco Bastia Rebuli di Valdobbiadene, poi un Lugana speciale, quello di Elcitera, il rifermentato in bottiglia col fondo di Poggio delle Grazie, il Franciacorta Satin Riserva 2007 di Chiara Zigliani, il Custoza Superiore Summa dell'azienda Gorgo ed il Custoza San Michelin. Passando dal Bardolino rifermentato in bottiglia di Poggio delle Grazie, ancora un grande Custoza Superiore di Bergamini. Per finire, proprio per non lasciarci mancare nulla, siamo stati invitati a Podere Cavaga, sulle colline bergamasche, per un Franconia Rosé metodo classico che vi consiglio di tenere in cantina. Sicuramente un viaggio importante nell'Italia dei grandi vini, insieme al team di Sommelier Friend e dagli amici che ci hanno messo a disposizione i loro ristoranti per le degustazioni. Ringrazio dunque Mario Pettini della Locanda del Boscaiolo, Michele del Bistrò Quinto Gusto e i fratelli Giacomo e Sandro del ristorante Tentazioni. Noi ci sentiamo quanto prima con Music and Wine e a tutti voi in alto i calici. Ciao!